Perché ho questa birra oggi? Semplice. Da questo momento in poi, 5 del pomeriggio, ora del Regno Unito, sono in ferie per il prossimo mese. E quindi, perché non festeggiare non solo con un'ottima birra, ma anche con un video molto lungo. E come sicuramente avete già letto dal titolo, oggi affronto la storia delle storie. Avevo già detto una cosa del genere. Come sicuramente avete già letto dal titolo, oggi parliamo della storia delle storie. Sì, è vero, anche quella avevo detto che era la storia delle storie, ma anche questa è la storia delle storie. Vabbè, andiamo avanti. La storia dell'intelligenza artificiale è molto lunga. E se non riesco a farla in un video, la farò in due video. Però io sto registrando adesso e quindi molto probabilmente potrò fare come ha fatto Quentin Tarantino in Kill Bill. Zac zac, li separo a metà. Prima di passare alla travagliata storia dell'intelligenza artificiale, forse sarebbe meglio darne una definizione. E poiché io sono molto pignola con la definizione di intelligenza artificiale, quello che farò è che la leggo da Wikipedia. Dunque, quello che dice Wikipedia è il seguente. L'intelligenza artificiale è una disciplina che studia in che modo si possono realizzare sistemi intelligenti in grado di simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano. Basta, del pensiero umano, era finita la frase. Detto ciò, quando è che inizia la storia dell'intelligenza artificiale? Beh, non è molto semplice tirare una linea. Addirittura gli antichi egizi, che quando hanno fatto le loro statue meccaniche, pensavano che quelle statue avessero delle emozioni e della saggezza. Sicuramente più di me, vediamo ci sono. La storia passa e vengono introdotti strumenti matematici che tutt'oggi vengono utilizzati nell'ambito dell'intelligenza artificiale. E quindi posso dire che la storia dell'intelligenza artificiale è lunga quanto la storia dell'uomo? Ovviamente no. Ed è un casino. Quindi, poiché questo è il mio canale e il video lo sto facendo io, decido io dove tirare una linea e iniziare con la storia dell'intelligenza artificiale. E secondo me è meglio iniziare dal mio personaggio storico preferito, storico nel ramo dell'informatica, che è Alan Turing. Siamo nel 1948. Alan Turing era reader all'Università di Manchester. Il reader è l'equivalente di professore associato in Italia. Nel Regno Unito ci sono dei gradi accademici piuttosto strani, ma sorvoliamo e andiamo avanti. In quegli anni Alan Turing si occupava di informatica teorica e dopo 2 anni di lavoro pubblicò, presso la rivista scientifica Mind, un articolo intitolato Computing Machinery and Intelligence. In questo articolo, già dalla prima pagina, Alan Turing introduce il gioco dell'imitazione, tra cui poi hanno fatto l'omonimo film, The Imitation Game. Che cos'è questo Imitation Game? C'è una persona che pone delle domande ad altre due persone. Queste altre due persone sono messe in due stanze separate e la persona che fa le domande non le può vedere. Una persona di genere femminile, una persona di genere maschile. La persona che fa delle domande deve capire, in base alle domande che lui pone, se la persona che risponde è maschio o femmina. E questa è la prima parte dell'Imitation Game. Poi lui pone un'altra domanda. Ora, cosa succederebbe se noi togliessimo una delle due persone e mettiamo una macchina? La persona che fa le domande riuscirà a capire dalle risposte alle domande che lui pone se quello che c'è dietro al muro è una macchina o una persona. Questo è quello che poi passa dalla storia come il test di Turing. Se una persona pone delle domande dietro un muro in cui c'è da un lato una macchina e dall'altro lato una persona e lui dalle risposte che riceve non riesce più a distinguerle, cioè non riesce più a distinguere chi è la macchina e chi è la persona, allora si potrebbe dare una risposta alla domanda di apertura dell'articolo di Turing. Possono le macchine pensare? Tra le altre cose, in questo articolo Turing suggeriva di non provare a scrivere un programma che simuli la mente di una persona adulta, ma invece di scrivere un programma che simuli la mente di un bambino che poi potrà apprendere col tempo e diventare sempre più performante mediante un processo di apprendimento. Wow! Cioè, le cose oggi funzionano così e più di 70 anni fa Turing aveva trovato la formula corretta. Successivamente, insieme al suo collega Chamberlain, scrissero un programma per un computer che non esisteva ancora per giocare a scacchi. Lo iniziarono nel 48 e lo finirono dopo 2 anni negli anni 50. E lo chiamarono Turo Champ, sicuramente dalla fusione dei nomi Turing e Chamberlain. Provarono a implementarlo per il Mark I che si trovava all'interno dell'Università di Manchester, ma quel computer non aveva risorse computazionali tali per eseguire quel programma. E quindi come pensate che testarono quel programma?
Semplice. Si mise davanti a una scacchiera a giocare con le persone e loro, quando devono fare le mosse, semplicemente giravano le pagine dell'algoritmo e loro non facevano altro che seguire il loro stesso algoritmo. Utilizzare l'intelligenza artificiale per risolvere giochi non è una cosa nuova, neppure quei tempi. Infatti nel 1944, prima che Turing facesse il suo tour al cervello con suo collega, John von Neumann aveva già introdotto la teoria dei giochi, assieme all'economista Oscar Mungerstein. La teoria dei giochi è solo un modello matematico che è utilizzato tutt'oggi per modellare diverse situazioni, non solo nell'ambito dell'economia, ma anche nel ramo dei giochi, punto, ma anche nella geopolitica, in tante cose. Infatti, se vuoi fare un programma per computer capace di giocare a scacchi, prima o poi ti dovrai scontrare con la teoria dei giochi a somma zero. Ma che sarà mai un gioco a somma zero? È molto semplice, un gioco a somma zero è quel gioco in cui ci sono due partecipanti in cui il vantaggio di un partecipante è uguale allo svantaggio dell'altro partecipante. Questo cosa significa? Che se io gioco a scacchi e mangio un pezzo, il vantaggio acquisito da quella mossa è uguale allo svantaggio acquisito dal mio avversario. E ci sono tanti giochi a somma zero. Scacchi, dama, backgammon, poker, tanti. Ma l'intelligenza artificiale non era una cosa confinata solo in ambito scientifico, neanche in quegli anni. Infatti, negli anni 50, lo scrittore americano Isaac Asimov pubblicò il libro Io Robot, in cui in questo libro venivano riportate quello che per lui erano le tre leggi della robotica. Un robot non può recar danno a un essere umano, né permettere che, a causa di un suo mancato intervento, un essere umano riceva un danno. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti con la prima o con la seconda regola. Negli anni a seguire si sono fatti altri programmi per computer per giocare a scacchi o a dama, ma la svolta arrivò poco dopo. In particolare nel 1956. E quale fu questa svolta? Ma ovviamente lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi inizio le mie ferie, lo festeggio con la birra e vi parlo della storia dell'intelligenza artificiale. Quindi staccate tutto quello che state facendo, lavate i piatti, guidando, non mi interessa, questa storia è fondamentale. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare, come al solito, se siete nuovi o di ritorno, di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella per non perdervi tutti gli altri video che porterò su questo canale, perché visto che sono in ferie ne porterò uno sbotto. E quindi, bando alle ciance e proseguiamo con la storia dell'intelligenza artificiale. Nel 1956 si tenne la Dortmund Summer Research Project on Artificial Intelligence, che era un evento scientifico durato alcune settimane in cui è stata formalmente fondata la disciplina dell'intelligenza artificiale. E coniarono anche il termine intelligenza artificiale. In quell'evento, durato, come dicevo, diverse settimane, addirittura mesi, si discussero tematiche come computer, reti neurali, processamento del linguaggio, teoria della computazione, astrazione e creatività. Cose che tutt'oggi, a distanza di tutto questo tempo, se ne parla. Sempre in quell'anno ci fu un'altra svolta. Venne presentato al mondo il Logic Theories, che è stato il primo programma deliberatamente progettato a eseguire il ragionamento automatizzato. Ed è passato alla storia come il vero primo programma di intelligenza artificiale. Consentiva di effettuare dimostrazioni di teoremi di matematica utilizzando un albero decisionale che veniva esplorato mediante delle euristiche. Che cos'è un'euristica? Un'euristica è una regola che magari non ti porterà alla soluzione ottimale, ma quando la fai, ti fa comodo. Un'altra svolta arrivò nel 1958, quando Franco Rosenblatt presentò il percettrone, che è quella che possiamo definire come la prima rete neurale. Il percettrone è quello che oggi definiremmo un classificatore binario, cioè può dire solamente 0, 1, vero, falso, sì e no, che presi degli input applica a ciascuno di questi input dei pesi. Quindi, assumendo che l'input sia numerico, deve essere numerico, non lo dobbiamo assumere, a ciascuno di questi numeri
applichiamo dei pesi. E come li applichiamo? Semplice, basta moltiplicare ogni input per un peso. Cosa ci facciamo con tutta questa moltiplicazione di pesi? È input, semplice, li sommiamo insieme e poi applichiamo quello che viene definito un bias. E quindi se questa operazione che vedete qua a schermo, W x più b, è maggiore di 0, allora la classe è 1, altrimenti è 0. Bingo, abbiamo fatto il nostro primo classificatore binario. Festeggiamo. E quindi, per far funzionare questo percettrone, i parametri che bisogna trovare sono tutti i pesi, uno per ogni input, più il bias. Il percettrone, dal punto di vista grafico, lo potete vedere in questa maniera. Supponete che qua ci sono dei punti che appartengono alla classe 1 e questi sono i punti che appartengono alla classe 0. Quando dobbiamo trovare dei pesi, non fa altro che fa girare questa linea. Quando lo trova la linea, che praticamente separa bene due classi, bingo, quella è la nostra soluzione. Come avete già capito, gli anni 50 fu un periodo di svolta per l'intelligenza artificiale e io non posso parlarvi di tutto quello che accade, anche perché alcune cose sono piuttosto tecniche. Tuttavia, ancora una volta, sì, lo devo dire, negli anni 70 arrivò un'altra svolta e arrivò dalla terra di Babbo Natale, ovvero la Finlandia. Seppo Linnainma presentò e implementò un algoritmo che riusciva ad effettuare la differenziazione automatica. Ora, per quelli di voi che non hanno dimestichezza con la matematica, diranno che cos'è la differenziazione automatica. Quindi quello che devo fare è ridurre tutto all'osso. Un algoritmo di intelligenza artificiale impara dai suoi sbagli. Quando la classe deve essere 1, ma la classe che viene predetta è 0, c'è un errore. E quando c'è questo errore, i pesi vengono aggiustati, ma vengono aggiustati in maniera incrementale. E per aggiustare questi pesi bisogna eseguire un'operazione matematica che si chiama differenziazione. E quindi se c'è un algoritmo che negli anni 70 te lo fa in automatico, a te serve. Infatti, il suo algoritmo venne utilizzato nell'ambito dell'intelligenza artificiale 16 anni più tardi, ma prima di passare a 16 anni dopo, dobbiamo continuare a parlare degli anni 70. E uno dei motivi per cui sono passati 16 anni è che dal 74 al 1980 ci fu quello che è stato definito l'inverno dell'intelligenza artificiale. La ricerca in ambito accademico va avanti mediante fondi. La maggior parte sono fondi pubblici, ma possono essere anche fondi privati. E se lo Stato o le aziende investono nella ricerca dell'intelligenza artificiale, i ricercatori purtroppo non ci possono lavorare. Ora, non è che dal 74 al 1980 c'è stata la camma pianta, però c'è stato un forte rallentamento nella ricerca in quest'ambito perché fondi scarseggiavano. Adesso siamo negli anni 80 e qualcuno aveva questo problema. Supponiamo che abbiamo due input e questi due input sono binari, quindi possiamo avere 00, 01, 10 e 11. E voi dovete fare una funzione che restituisce 0 quando i due output sono uguali, 1 quando i due output sono diversi. Quindi dobbiamo restituire 0 se abbiamo in input sia 00 e 11. Oppure dobbiamo restituire 1 se abbiamo 10 o 01. Questo problema si chiama il problema dell'OR esclusivo o XOR, che è un'operazione che i nostri computer sanno fare facilmente. E infatti era questo il problema. Com'è possibile che una cosa così semplice che tutti i computer riescono a fare, una rete neurale non lo riesce a fare? In che senso? Cioè, sto passando troppo avanti, perché non riesce a fare? Parliamo di nuovo del percettrone. Vi ricordate quando vi dicevo che il percettrone separa le due classi in quella maniera con la linea che fa così? Bene, se noi sistemiamo solamente questi quattro punti, vedete bene che comunque voi tirate la linea, non riuscite mai a separarle bene. E quindi le persone si sono dette, se col percettrone non riusciamo a risolvere un problema così semplice con quattro punti, figuriamoci le cose più difficili. E quindi qualcuno potrebbe dire, ma come avranno mai risolto questo problema? Problemi difficili, soluzioni piuttosto semplici. Anziché avere un percettrone, ne mettiamo due. E in particolare ne mettiamo uno accanto all'altro. Così che l'output di un percettrone è l'input di un altro percettrone. E quindi ne abbiamo due in cascata. Questo è quello che è passato alla storia come il multilayer perceptron, ovvero il percettrone multistrato. Il multilayer perceptron si chiama anche MLP e vi suggerisco di non cercare su Google Immagini MLP. Non cercate MLP su Google Immagini.
Il problema del multilayer perceptron, senza entrare nei tecnicismi, è che non si poteva utilizzare lo stesso algoritmo di apprendimento utilizzato per il perceptron, perché ce n'erano due e le cose si complicano dal punto di vista matematico. E quindi come hanno risolto questo problema? Vi ricordate di quell'algoritmo che aveva fatto il finlandese poco prima? Bene, i ricercatori David Rummenhouse, Jeffrey Hinton e Ronald Williams hanno introdotto nel 1986 l'algoritmo di retropropagazione dell'errore, o più semplicemente di backpropagation, che non faceva altro che applicare quell'algoritmo per la differenziazione automatica nell'ambito di addestrare un multilayer perceptron. Sapete qual è la cosa pazzesca? Che il backpropagation è usato tutt'oggi. Cioè, questo algoritmo tutt'oggi viene utilizzato per addestrare la stramaggioranza delle reti neurali moderne, anche quelle di deep learning, sempre nel 1986. Se state guardando questo spezzone, significa che ho deciso di dividere il video, e quindi ci vediamo settimana prossima. Il primo veicolo a guida autonoma, che era capace di guidare fino a 90 km all'ora in una strada vuota. Mettete questa cosa in stand by perché ci tornerà utile, perché dall'87 al 93